Si è sporcato tutto il cellulare, che schifo! No, questo succede quando non pulisci il tavolo dopo aver preparato le cose. Ciao ragazze e ciao ragazzi, nuovo video in cui rispondo alle vostre domande perché era davvero da tanto tanto tempo che non ne facevo uno, quindi faceva troppo troppo piacere perché adoro questi video in cui posso rispondere così a tanti di voi piuttosto che rispondere ai singoli commenti che anche se mi ci metto ogni sera sia su YouTube, sul blog, sui vari social, non sempre purtroppo riesco a rispondere a tutti e quindi faccio questi video periodicamente in cui rispondo a tutte le vostre domande così in un colpo solo rispondo a più di voi, quindi spero che questo video vi possa piacere. E in questo video voglio rispondere in particolare alle domande che mi avete lasciato sul blog, perché ci vado subito. Sul blog ho fatto la sezione, vi avevo detto, chiedi a Carlita, e appunto in questa sezione del blog voi mi lasciate tutte le vostre domande, i vostri dubbi, le vostre curiosità, tutto quello che volete. Io ogni giorno cerco di rispondere, ogni sera proprio mi metto là, rispondo al più grande numero di commenti che riesco a rispondere, e a volte ci faccio proprio le nottate, mi piace rispondere alle vostre domande. Però comunque vi ho detto che avrei fatto anche dei video appunto rispondendo a queste domande. Vi ho chiesto anche di mettermi delle domande su Instagram e su Facebook, quindi adesso prenderò un po' le domande un po' dappertutto, risponderò un po' dappertutto e iniziamo subito. Allora, Serena mi dice: ciao Carlita, ti seguo ormai da 2 anni e grazie a te ho cambiato un sacco di mie abitudini e prodotti sbagliati. A gennaio diventerò mamma, tanti auguri per la prima volta. Oddio, che bello! E mi piacerebbe poter avere per l'igiene del mio bimbo la stessa cura e attenzione che ho per me. Lo so che è più difficile. Mi piacerebbe se riuscissi a fare un video per noi mamme bio o future mamme. Grazie mille, un bacione. Ti mando un bacione e tanti tanti auguri. Un bacione sul pancione. Ho fatto anche la rima. Serena, io ho fatto un video che si chiama Diventerò mamma, avrò un bambino. Casomai te lo lascio in sovraimpressione. Là parlo di tantissimi prodotti bio o comunque con buon'incia. Scusate la voce oggi. Sto un po' così tutta scesa. Coppa del tempaccio. Quindi vai a vedere quel video, comunque a breve farò un nuovo video proprio perché vi devo parlare di nuovi prodotti che vanno bene anche per i bambini. Se ti posso dare due consigli al volo, due prodotti che sono davvero un must have dovranno essere per te, sono il burro di karité, dovrai utilizzare in tutte quelle situazioni di pelle secca o anche potrai utilizzare cambio pannolino se non trovi una crema buona, irritazione, il burro di karité è veramente un tuttofare, rigenerante. Ed è super delicato, quindi va bene per i bambini. E l'amido di riso. Amido di riso è una polverina che puoi trovare in tutti i supermercati, reparto pulizia, e con quello puoi fare i primi bagnetti per il tuo bimbo, proprio per evitare di utilizzare prodotti schiumosi che possono irritare la pelle. Con l'amido di riso si pulisce la pelle in modo naturale. Io la consiglio spesso anche per il viso, infatti, per le pelli acneiche o con brufoli, perché è super purificante, però è molto molto delicato. Poi c'è Lisetta che mi dice: ciao Carita, ti seguo sempre insieme a mia sorella. Sono una ragazza che va all'università e ho tutti i giorni lezioni che mi costringono a mangiare fuori. La mia è una sede distaccata e con non molti negozi intorno, quindi spesso, quasi tutti i giorni, mi trovo a pranzare con degli orribili panini al bar vicino. Dopo 2 anni non ce la faccio proprio più. Che ne dici di un video in cui ci proponi qualche idea carina e sana per pranzi da portare in ufficio, a scuola? Ti ringrazio, ti mando un grosso bacio a te e a Nancy. Mua, ti mando un bacio, Lisetta, sei dolcissima. Allora, ti capisco perché pure io quando andavo all'università non ne potevo più di panini, perché il panino a me fa questo strano effetto che praticamente al momento pare che mi sazia, cioè si chiomma proprio. Non so come dirlo in italiano, proprio si blocca sullo stomaco. Però, tipo, dopo neanche un'ora c'ho di nuovo fame perché proprio non mi ha saziato. Quindi mi rendo conto che è un po' brutto mangiare ogni giorno il panino. Io sul mio secondo canale, quello appunto di cucina, vi ho fatto delle ricettine che potete anche portare. Tipo, per esempio, ti ho fatto l'insalata di riso, ti ho fatto l'insalata di grano. Quindi ti consiglio di portarti anche delle cose, delle paste, del riso, anche condito molto semplice, comunque stando
fuori. Bisogna comunque mantenersi abbastanza leggeri, perché non ci dobbiamo appesantire, se no ci viene proprio l'abbiocco. Quindi ti consiglio sì una pasta, un riso, un grano, un couscous con delle verdurine, una cosa molto semplice e leggera. Comunque non ti preoccupare, la tua richiesta mi piace tantissimo, quindi presto vi farò un video sul mio canale di cucina. Poi c'è Giulia che mi scrive: ciao Calita, grazie innanzitutto di tutti i tuoi consigli che ci dai, le ricette che sotto nostra richiesta fai. È vero, ci tengo tantissimo a sentire le vostre richieste. Volevo chiederti cosa posso fare per prevenire le doppie punte ed eventualmente chiuderle, quindi dei capelli. Grazie mille, continua così. Spero che esca una tua linea di cosmetici fatti da te e spero di conoscerti presto e farti più i miei più vivi complimenti. Un bacione a te e alla tua famiglia, a Cuvia Molli. Che bello, che bellissimo commento, grazie, siete dolcissime ragazze. E allora Giulia, per chiudere le doppie punte, comunque, anzi per prevenire piuttosto, perché voi sapete che se si hanno molte doppie punte questo può essere causato anche da un uso eccessivo di piastre, phon, apparecchi caldi o anche prodotti con siliconi, prodotti con ingredienti dannosi che possono appunto seccare il capello e quindi far aprire le punte. E in quel caso conviene fare un po' una spuntatina ai capelli, che fa sempre bene. Comunque per prevenirle, quindi anche per un po' per curarle, per domarle, comunque per prevenirle, ti consiglio un olio sicuramente da utilizzare sui capelli inumiditi, anche ad esempio a fine asciugatura che sono ancora, sapete, un po' inumiditi. Ci mettete un po' di oletto, potete utilizzare un olio di jojoba, un olio di cocco che uso tantissimo, anche il burro di karité. L'importante è metterne poco poco e solo sulle punte. E ad esempio ti consiglio tantissimo il mio prodotto che ho fatto di recente il video, appunto l'olio per capelli, l'ho chiamato il prodotto miracoloso, l'olio miracoloso meraviglioso, e quello là è un mix di oli che è veramente ottimo anche per le punte dei capelli, per evitare che si secchino e si facciano le doppie punte. E poi vai di impacchi, fai tanti tanti impacchi ai capelli con tutte le mie ricette che faccio sempre video, perché gli impacchi pre-shampoo aiutano tantissimo ad evitare le doppie punte. Poi c'è Camilla che mi chiede: ciao Calita, ti seguo da molto tempo e i tuoi consigli mi hanno aiutato tanto, vorrei sapere come far diventare i capelli rossi in modo naturale, i miei capelli sono castano chiaro con riflessi biondi. Allora, quindi sicuramente non vuoi utilizzare una tinta, puoi provare con l'Ennée, che è comunque una tinta vegetale naturale. Ti consiglio, dato che i tuoi capelli sono castano chiaro con riflessi biondi, di non utilizzare solo Ennée rosso, la Wasonia, perché in quel caso, dato che i capelli abbastanza chiari, potrebbe venirti un rosso ramato troppo acceso. E quindi non so se ti può piacere, anche se tu mi hai chiesto che vuoi capelli rossi, però non so che gradazione di rosso. Per avere un rosso un po' più naturale, non troppo insomma fluo, sparato, arancione, insomma, per avere un rosso un po' più naturale, ti consiglio di aggiungerci comunque un pigmento che vada a contrastare il rosso della Wasonia, che può essere ad esempio il Katam, cerca queste polveri, Katam, oppure l'Ennée neutro, quindi la cassia o bovata, oppure potresti metterci un po' di amla, un po' di mallo di noce, tutte queste polveri che appunto rendono la miscela un po' meno ramata e un po' più castano, appunto un po' più rosso naturale. Ovviamente devi fare diversi impacchi, magari la prima volta che lo fai ti può non venire un colore subito che ti piace, quindi non demordere e prova comunque più volte. E cosa importante, se non sei sicura del colore dei capelli, se non hai mai fatto l'Ennée, ti consiglio di preparare la miscela e di provarla prima su una ciocca di capelli, ad esempio dietro, di modo che puoi verificare che il colore davvero ti piace. Poi c'è Biomanic. Ciao Calita, ti seguo sempre, adoro i tuoi video con Nancy, grazie. Volevo chiederti se l'inci degli ombretti Essence, mi ha messo anche il link, sono buoni, perché sono uscite delle nuove colorazioni e le volevo assolutamente provare. Grazie mille, un bacione. Un bacione da parte mia e sicuramente anche da parte di Nancy, quando gli porterò i tuoi saluti. Mi hai messo il link, quindi clicco subito sopra e vado a vedere i nuovi ingredienti degli prodotti Essence, di cui vi ho fatto tanti video su Essence. Vediamo se questi qua sono nuovi. Allora, c'è il talco, c'è l'amica, ottili di sterate, magnesium sterate, insomma
Non sono completamente naturali, c'è qualche ingrediente sintetico, c'è un po' di polisobutene che comunque non è un ingrediente assolutamente naturale. Questi sono ombretti, non ci sono siliconi, non c'è paraffina, non ci sono conservanti o ingredienti particolarmente irritanti. È un mix di ingredienti, come vi dico sempre, essence e altri di questi trucchi, insomma, a basso costo, che non hanno ingredienti particolarmente dannosi, almeno questo Inci, poi ce ne sono anche altri dannosi. E quindi utilizzato per un ombretto, se non avete particolari sensibilità agli occhi o comunque alla cute, qua grani di miglio eccetera, potete utilizzarli tranquillamente, anche perché magari avete tanti ombretti e quindi questo non è che lo utilizzate tutti i giorni. Quindi ok, ti do la mia approvazione. Poi su Essence a breve vi faccio un nuovo video dove vi dirò tutte le novità, quindi stay tuned, come dico io. Poi c'è Carlotta che mi chiede: ciao Carita, posso chiederti se esiste un modo naturale e poco aggressivo per stirare i capelli? Cosa ne pensi della stiratura alla cheratina? Su internet ho trovato questa, ma ho messo il link, cosa ne pensi? Apriamo il link, un caro saluto e continua così. Carlotta, ti mando un bacio grande. Mentre il link si apre, ti inizio a dire che per quanto riguarda una stiratura naturale dei capelli, ahimè, ancora non esiste. E se mai dovesse esistere, sicuramente sarò la prima a parlarvene, perché sarebbe una cosa molto molto bella, dato che io adoro i capelli lisci, però come potete vedere li porto abbastanza naturali, a meno che non è qualche occasione speciale, proprio per evitare di danneggiarli, perché come sapete piastre e tutti gli strumenti a caldo comunque sono una delle prime cause che possono seccare e danneggiare i capelli. Quanto riguarda la stiratura alla cheratina, io sconsiglio tutti i tipi di stiratura, comunque chimici, trattamenti aggressivi per capelli, perché comunque anche se inizialmente il capello vi può venire, ci sono alcuni parrucchieri che magari utilizzano prodotti non troppo dannosi, quindi magari all'inizio i capelli vi vengono belli lisci, vi vengono lucidi, quindi può sembrare che stiano bene i vostri capelli, ma posso assicurare, perché so proprio per esperienza diretta tante persone che me l'hanno detto, che dopo mesi che l'hanno fatta si sono trovati con capelli peggio di prima. Quindi oltre a dover domare il crespo e la secchezza dei capelli, si sono trovati tutti spezzati, sfibrati e danneggiati. Allora, diciamo che da questo link che mi ha incollato la nostra amica, leggo appunto che c'è una crema stirante, crema kit stiraggio per capelli. Qui appunto ci sono dei vari prodotti, c'è una lozione acida pH 2,5, il che mi spaventa tanto, perché il pH 2,5 è un pH troppo acido per i capelli, che comunque il pH può stare a 5,5, massimo 4,5, appunto per farli venire lucidi e per chiudere le squame dei capelli, però 2,5 è veramente troppo basso, quindi sicuramente è un prodotto troppo acido e troppo irritante. Poi oltretutto non ci sono scritti gli ingredienti, quindi purtroppo magari se mi vuoi mettere, se hai trovato gli ingredienti lì, ci possiamo fare la valutazione, ma già vi dico che non guardai tantissimo e purtroppo hanno tutti l'effetto collaterale di essere troppo aggressivi e quindi di danneggiare capelli. Poi c'è Francesca che mi chiede: ciao Carlita, la mia domanda non riguarda principalmente i cosmetici, ma volevo sapere da te una curiosità. Cosa pensi dei titoli a chiappa visualizzazioni? Grazie, ti mando un bacio grande e alla prossima. Ti mando un bacio grande, Francesca. Allora, per quanto riguarda questi titoli a chiappa visualizzazione, ho letto spesso, insomma, questa cosa che viene detta spesso, no? Nell'ambito di YouTube è diventato un po' un gergo, un intercalare, questi titoli a chiappa visualizzazioni. Beh, diciamo che è consigliato proprio da YouTube, insomma, proprio da nel web ci sono appunto dei consigli che vengono dati agli youtuber, in cui appunto si consiglia di trovare, insomma, un titolo accattivante per il proprio video, perché insomma fare un video in cui mettere un titolo così buttato lì, come anche la foto di copertina, è una cosa che è molto importante, insomma è un po' come un libro oppure un giornale in cui un articolo
titolo e ovviamente la cosa più importante è il contenuto, però bisogna anche dare un titolo d'impatto che attiri l'attenzione e che possa appunto spingere le persone ad essere interessate a quell'argomento, quindi fa parte un po' del lavoro dello youtuber come creatore, no? Di contenuti, appunto come può essere un editore, un autore, come di un libro, no? La stessa cosa ad esempio come il libro che ho fatto, tipo il secondo libro che ho fatto, avrei potuto scrivere ad esempio ricette cosmetiche, ricette di cibo, consigli di bellezza, però insomma, invece metterci magari il titolo Bella in forma è un titolo appunto accattivante, un bel titolo che può attirare, può colpire, ecco, deve colpire l'utente, piuttosto che appunto mettere un titolo banale, scontato, insomma, che a parità di contenuto, quindi è preferibile appunto mettere un titolo più accattivante che colpisce di più le persone. Questo era tutto ragazzi, mi fermo qua perché ho davvero parlato tanti minuti, quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi piacciono questi video in cui rispondo alle vostre domande, mi raccomando, mettete un bel pollice in su, che fanno sempre tanto piacere i vostri pollici in su, e lasciatemi nei commenti tante domande a cui volete che io risponda nel prossimo video, e appena arriverò a 5.000 mi piace, 5.000 una mano così, farò subito un altro video risponde in cui risponderò alle domande che mi lasciate qua sotto, quindi tanti pollici in su mi raccomando, io vi mando un bacio grandissimo al prossimo video, ciao.